spettacolare ed emozionante il derby aretino tra Ius e Savinese nella Serie C maschile. Alla fine ha vinto la Ius con un netto 3-0 dopo un match combattutissimo. Il risultato non deve ingannare, non è stata una vittoria facile, a esclusione del primo set. Il derby ha confermato le attese della vigilia, non deludendo il folto pubblico che si è radunato al Pala Ius, con la conquista dei 3 punti per la Ius che continua la marcia di avvicinamento alla zona spareggi. Superato con facilità il primo set, il secondo e il terzo sono stati giocati entrambi punto su punto con grande intensità e incertezza, con i savinesi costretti a soccombere nel secondo 29-27 dopo 3 vantaggi contro 1 per gli ospiti, nel terzo 28-26 con 4 vantaggi contro 2 dei savinesi, mai arrendevoli e battuti da una prodezza finale di Federico Maggini. Un 3-0 che sembrava scontato in partenza contro la nona formazione del campionato, ma quanta passione nel secondo e terzo set, 28-26, 29-27, qui abbiamo i 2 centrali di ruolo, il nostro Gentile e poi il nostro Maggini, che con l'altro Stefano, Maggini, Federico e Stefano sono stati i 2 realizzatori dei punti decisivi. Allora Maggini, che importanza questo set per la carica morale che vi ha dato? È molto importante dato che veniamo da un 3-0, una sconfitta fuori casa, quindi va bene sia per il morale che per la classifica, è un buon viatico per ricominciare il girone di ritorno in maniera ottimale. Pensavate di vincere i due vantaggi, i 2 set, il secondo e il terzo? Beh, noi a tratti abbiamo giocato molto bene quando abbiamo rispettato le consegne tecniche, loro sono molto agguerriti e quando caliamo ci sono subito dietro, quindi siamo stati bravi. Allora chi dedica la vittoria a Federico Maggini? Alla squadra, sempre. Alla squadra. Si è vista, diciamo, si è rivista la squadra, l'intera squadra che non si era vista nella partita precedente contro Firenze, purtroppo erano degli avversari forti dove la squadra... Eravamo partiti carichi, ma alla fine è andata come è andata. Oggi la partita è stata avvincente, forse eravamo partiti che pensavamo che potesse andare un po' più facilmente, invece ci hanno dato il filo da torcere. Noi al centro, come alle bande, al muro abbiamo fatto bene, però loro difendevano e coprivano altrettanto bene, quindi bravi loro, ma bravissimi noi.